proprio col dottor Sebastiano Patania, responsabile SSD TO4, ASD TO4, senologo, senologia. Quanto la gente è sensibile oggi alla prevenzione? Ma io direi che oggi proprio gli assistiti, almeno della nostra ASL che da anni facciamo campagne di prevenzione, sono molto sensibili. Direi che eravamo un po' indietro in una copertura di screening mammografico, ma la nostra azienda, con uno sforzo proprio forte, sia come struttura dipartimentale, sia tutta la Brest per i successivi interventi, ma soprattutto con il, come posso dire, con la volontà della direzione aziendale e nella fattispecie il dottor Lorenzo Ardissone e la dottoressa Sara Marchisio, abbiamo voluto fare copertura di screening mammografico, quindi invitare tutte le donne per fare una mammografia di prevenzione, ed è molto alta la compliance di queste assistite che fanno questi esami su tutta l'AS. Le fanno a Strambino e a Ivrea, le fanno a Chivasso con Settimo, le fanno a Cirie. Abbiamo proprio 8-9 mammografi su tutta l'ASL in cui, o proprio nelle sedi, facciamo questa mammografia di prevenzione, di screening, che poi magari possiamo anche fermarci che cos'è e come viene fatta. Tumore al seno piuttosto è purtroppo diffuso, però ci sono ovviamente dei passi in avanti della ricerca, quindi di risultati sempre maggiori come risoluzione del male. Sì, io posso parlare della parte diagnostica, cosa facciamo oggi e cosa forse facevamo ieri che oggi non facciamo più. Sulla parte della chirurgia, sulla parte dell'oncologia, su quello che le terapie, magari ne parla poi il dottor Mondini. Sicuramente noi dalla mammografia normale siamo passati a mammografie digitali, oggi facciamo anche mammografia in tomosintesi, cioè proprio col volume della mammella, come se fosse una piccola TAC, e successivamente con l'ecografia, con l'ecocolor Doppler, con l'elastosonografia, con tutti i prelievi agobioptici fino alla risonanza magnetica, diciamo che abbiamo un'accuratezza diagnostica dopo mammografia di screening molto alte. Siamo con Guido Mondini, chirurgo, responsabile Breast Unit ASL TO4. C'è gente che dice: non vado a farmi controllare perché poi mi trovano qualcosa. Cosa bisogna rispondere a questa frase? Ma è un atteggiamento che tipicamente viene riferito agli struzzi, quello di mettere la testa sotto la sabbia per evitare il pericolo. In realtà non si evita il pericolo, ma purtroppo si incorre in un ritardo diagnostico. Noi abbiamo la fortuna, come diceva il dottor Patania, di avere presso la nostra ASL un'ottima sede di screening mammografico. Significa che pazienti che pensano di non avere niente, in realtà ricevono una diagnosi, ma la ricevono molto prima di quanto la riceverebbero accorgendosi di un nodo, e quindi naturalmente le opzioni terapeutiche sono molto migliori. Quindi essere veloce è importante, prevenire quanto prima possibile. Esattamente, perché una neoplasia, un cancro che è nato da poco è nella stragrande maggioranza dei casi una lesione, una malattia che può essere curata più facilmente. Nuove tecnologie, quali sono i risultati che si riescono a ottenere oggi rispetto a qualche decennio fa? Diciamo che nel trattamento, sia dal punto di vista chirurgico che oncologico che radioterapico, per fortuna si è andati via via sempre più cercando di ridurre il trattamento e di essere più conservativi, quindi si fanno meno mastectomie, o le mastectomie che si fanno, cioè l'asportazione di tutto il seno, si fa con una sostituzione protesica, quindi ridando un'immagine corporea alla donna, ma si fanno anche delle radioterapie con dosi più ipofrazionate, quindi con meno sedute. E anche le chemioterapie sono molto efficaci e si riesce a controllare gli effetti collaterali molto meglio rispetto al passato. Quindi, per chiudere, diciamo, non abbiate paura della prevenzione. Assolutamente no, perché il farlo significa ritardare una diagnosi e incorrere in dover fare dei trattamenti più aggressivi e meno conservativi. Siamo con la Giuliana Paterlini, direttivo LILT, per questa giornata della prevenzione qui a Caluso. Tanta gente, un grande allestimento e complimenti.
Grazie, grazie. Questa è la settima edizione di questo evento che è decisamente molto importante e unisce diverse organizzazioni, quindi la LILT, i Lion, i volontari del soccorso, il centro diagnostico di Ciglianese e tanti altri che insieme anche alla Proloco, con il patrocinio del comune di Caluso, affrontano questa giornata. L'anno scorso, quest'anno non sappiamo ancora, ma l'anno scorso abbiamo fatto più di 800 tra visite e prelievi. È una cosa molto importante, secondo me, per il territorio. Si rivolge a tutto il territorio con queste visite di screening diagnostiche, di indirizzo oncologico, ma anche di altro. Chiaramente sono screening, non visite effettive, ma si fa quindi un bel lavoro sulla sanità. Mi pare anche sia parecchio apprezzato, perché sono diversi anni che lo facciamo, le persone sono tante, vengono e le trovo contente. Chiaro, l'organizzazione non è così semplice. Quest'anno abbiamo avuto anche l'esercito che ci ha fornito 5 enormi tende, perché quest'anno avevamo necessità di avere più postazioni, quindi più postazioni con le tende, le abbiamo divise a metà e fatto da una parte e dall'altra, abbiamo attrezzato questi ambulatori ambulanti, così possiamo dire. La nostra intenzione è di continuare a farli ancora, unendo le diverse associazioni, perché questo è molto importante. Quando le diverse associazioni sul territorio si uniscono, possono raggiungere degli obiettivi molto migliori che non un'associazione sola, unire più gente, fare delle cose buone. Prevenire e vivere, lo slogan, ma questo sarà un unicum per Caluso o sarà itinerante, lo troveremo in altre città, in altri territori? Allora, prevenire e vivere è un po' lo slogan della LILT, Lega Italiana Lotta Tumori, che però è stato sposato anche da Lion, anche dai volontari del soccorso. Adesso è solo su Caluso. Su altre zone ci sono dei campus medici, non così grandi, un po' più piccoli, che ad esempio organizzano i Lion, sono dei campus medici con 6 o 7 specializzazioni. Se riuscissimo a portarle grandi così anche negli altri territori, magari, con tanta forza e tanta buona volontà da parte dei volontari. Premetto che i medici sono tutti volontari, medici specializzati che hanno l'autorizzazione ASL e assolutamente a titolo gratuito, si muovono a titolo gratuito, questo è importante. Quindi un grazie ai medici. Mariuccia Cena, sindaco di Caluso, tanta gente intervenuta oggi per questa giornata della prevenzione, è un momento importante per il comune di Caluso. Sicuramente è un momento importante e noi come amministrazione ringraziamo la LILT, i volontari del soccorso e i Lions che come ogni anno organizzano questa giornata. La prevenzione è un momento importante, ma soprattutto ogni anno è sempre in progress, diciamo, perché ogni anno ci sono altre iniziative, altre prevenzioni, eccetera. Questo momento io dico che bisogna farne tanti e noi siamo ben contenti che la LILT in primis come organizzatrice, ma in collaborazione con tutte le altre associazioni, le farmacie eccetera, hanno dato la disponibilità ad organizzare una giornata così importante. La prevenzione, ricordiamocelo sempre che bisogna farla e questo è il momento che ognuno di noi deve partecipare e sono molto contenta, ma sicuramente come amministrazione siamo contenti di vedere tante persone di Caluso, ma anche tante persone che dall'esterno vengono per partecipare a questa giornata. Dottoressa Donatella Tubino, biologa, nutrizionista e presidente provinciale LILT, un matrimonio che con Caluso si rinnova da anni, questa bella organizzazione importante che vede comprese tante associazioni. Sì, è vero, grazie alla delegazione di Caluso, che tra l'altro devo ringraziare sempre la signora Rita Bario, che è lei che riesce a coinvolgere tantissime persone in questa giornata con tantissime associazioni. Obiettivo comune per tutti è l'alimentazione, il benessere, la salute. Abbiamo diverse associazioni che offrono proprio a titolo volontaristico il loro saper fare, saper dire, saper consigliare, e devo dire che è una giornata in cui c'è un afflusso di persone elevatissimo e questo naturalmente raggiunge i nostri obiettivi. Mangiare bene, nutrirsi bene, posto che probabilmente ognuno ha una sua dieta, però quali possono essere delle linee guida per un vivere sano legato al mangiare in un certo modo?
Tanto le dirò quello che la Lega Italiana per la lotta contro i tumori consiglia, che questa dieta mediterranea con l'utilizzo di olio, soprattutto l'olio d'oliva, anche crudo, frutta, verdura, ma naturalmente il tutto sempre condito da un bel movimento, da una bella attività fisica, perché non si può soltanto essere rigorosi nella dieta senza fare un pochino di attività sportiva.